Vorrei. Non posso salvare, non posso tornare indietro, ok? Più che altro perché volevo andare un attimo indietro a vedere se si riusciva a comprare un altro Glamour Burger. Un salvataggio magari. Scusami per prima, proseguiamo. Ah, ok. Però aspetta. Quindi stai per incontrare Asgore, eh? Devi essere piuttosto emozionato, eh? Sì. Finalmente potrei tornare a casa. Ok, non è che aveva un po' ragione forse cosa, vero? Ah, aspetta. Voglio dire, io volevo solo salutarti e non ce la faccio più. Io ti ho mentito. Un'anima umana non basta per attraversare la barriera. Servono almeno un'anima umana e quella di un mostro. Ok. Se vuoi andare a casa, dovrai prendere la sua anima. Dovrai uccidere Asgore. Va bene. No, okay. Mi dispiace. Va bene. Adesso vediamo un po' come fare. Per me in un qualche modo si riesce comunque a passare. Serve un'anima umana e quella di un mostro. Asgore voleva l'anima umana. Possiamo andare io e Asgore? Perché no? Cioè, ci andiamo insieme? No, eh? Troppo nei miei sogni, vero? Ascensore castello. Cacchio, ragazzi, ma mi sa che siamo arrivati? Ci siamo davvero arrivati alla fine, praticamente? Non ci sono più le musiche. C'era un ascensore lì che portava da qualche parte. Non so dove. Questo posto non so dove porta. Forse mi conveniva controllare prima l'ascensore, vero? Magari del tipo. Ehi, guarda che l'ascensore qua ti porta dove puoi comprare del cibo. Hotel? Nuova casa. La via è bloccata da due lucchetti. È attaccato un biglietto. Salve, sono in giardino. Se volete togliervi un peso dallo stomaco, non esitate a venire. Le chiavi sono in cucina e in corridoio. Ok. Senti la musica. Molto tempo fa un umano cadde nelle rovine. Ferito dalla caduta, esso chiamò aiuto. Punto. Ok, allora una chiave qua. Che è la musica? Non sto neanche combattendo comunque. Asriel, il figlio del re, udì la voce dell'umano. Portò l'umano al castello. Ok, mi sa che ci stanno raccontando una storia. Ah, entrambe le chiavi già, ok. Che cacchio di musica? Col tempo Asriel e l'umano furono come fratelli. Il re e la regina trattarono il piccolo umano come un figlio. Il sottosuolo era pieno di speranza. Ok. Aiuto, raga, cosa sta succedendo? Cos'è sta musica piena di determinazione? Hai aperto la catena. No, cacchio, mi dispiace. Mi piaceva quella canzone. Poi un giorno l'umano si ammalò. Ok. Ma sta incontrando diversi nemici comunque, vedo. L'umano malato fece una sola richiesta. Rivedere i fiori del suo villaggio. Ma non potemmo fare nulla per lui. Il giorno dopo. L'umano morì. Quindi si può dire che non è colpa. No, aspetta, forse questa è un'altra storia. Asriel, con sommo dolore, assorbì la sua anima. Diventò un essere incredibilmente potente. Ok. Con l'anima umana, Asriel oltrepassò la barriera. Portò il corpo dell'umano nel tramonto, riportandolo al villaggio degli umani. Ma che cacchio? Oh raga, cosa sta succedendo? Troppo emotional.
Asil arrivò al centro del villaggio. Lì vi trovò un letto di fiori dorati. Ci portò il corpo dell'umano. Era lo stesso letto di fiori che ho trovato io, cioè in cui sono sceso. D'un tratto delle grida, i villici videro Asriel col corpo dell'umano e pensarono che avesse ucciso il piccolo. Ah, ok, quindi classico malinteso. Gli umani lo attaccarono usando ogni mezzo. Fu colpito da miriadi di attacchi. Asriel aveva il potere di distruggerli, ma in realtà, vabbè, no, forse perché era unito all'umano, quindi aveva abbastanza forma. Cos'è quel robo enorme? Ma Asriel non contrattaccò. Cos'è quel robo enorme, raga, aiuto? Non l'ho mai visto quel nemico. Stringendo l'umano, Asriel sorrise e si allontanò. Cioè, non, questa è tipo una storia vecchia, comunque, prima di Asgore. Ferito, Asriel capitombolò a casa, entrò nel castello e crollò. La sua polvere si sparse sul giardino. Quindi l'ha lasciato, cioè non ho capito, l'ha lasciato lì il cosa? L'umano? Il regno cadde nella disperazione. Il re e la regina persero due figli in una notte. Gli umani ci tolsero nuovamente tutto. Cioè non ho capito, Asriel è riuscito a portare l'umano, l'ha lasciato lì e poi se n'è andato dopo essere stato colpito e vario ed è morto. Il re decise che era ora di porre fine al nostro tormento. Ogni umano che cade qua giù deve morire. Con abbastanza anime potremo frantumare la barriera. Ok, ormai manca poco. Re Asgore ci libererà, ci darà una speranza e ci salverà tutti. Anche tu devi sorridere. Non sei emozionato? Questa musica sì, non sei felice? No, felice non lo so, è una sensazione un po' strana più che altro. Sarai libero? Ah, ok, aspetta, morendo? Va bene. Ok. Dove mi porta? Ah, ok, ho capito. Questa è quella porta che non ho preso prima, va bene? Allora salvo, ultimo corridoio. Ok. Ah, ok, vabbè, siamo qua. Bene. Bene. È Ascore? Così sei finalmente arrivato. La fine del tuo viaggio è imminente. Tra non molto incontrerai il re. Ah no, che non è lui. Insieme determinerete il futuro di questo mondo. Questo è quanto. Ora verrai giudicato. Verrai giudicato per ogni tua azione. Verrai giudicato per ogni XP guadagnato. Cos'è XP? Un acronimo. Sta per Execution Points. No, in realtà no. Però vabbè. Un modo per quantificare il dolore che hai inferto agli altri. Quando uccidi qualcuno i tuoi XP aumentano. Quando hai abbastanza XP, il tuo love aumenta. Anche love è un acronimo. Sta per Level of Violence. E in realtà non è valido neanche quello. In ogni modo, un modo di misurare la capacità di ferire qualcuno, più si uccide, più diventa facile distanziarsi. Più ci si distanzia, meno farà male. Più facilmente si trova la forza di ferire gli altri. Cacchio, ma questo. Oh! Cioè, è serio, più che altro? Ed è anche vero, perché comunque per capire quanto hai ucciso, valuti quanto XP hai. Però il fatto è, se io uccido uno forte, mi dà più XP, o no? Quindi ho ucciso una sola persona. Non è che ho ucciso tutti. Vabbè, adesso comprendi. È tempo di iniziare il tuo giudizio. Guarda dentro di te. Hai davvero fatto la cosa giusta? Il traduttore era ubriaco comunque. Hai considerato quello che hai fatto? Ora cosa farai? Prenditi un momento per pensarci. Sì, questo vale per il fatto Pacifist Run, Neutral e basta. Sans! Cosa? Cacchio, è vero, è lui! In verità non ha davvero importanza cosa hai detto. Conta molto di più che sia stato onesto con te stesso. Cosa accadrà ora lo lasceremo decidere a te. Wow!
Ok, Sans. Senti la musica. Comunque, tipo, so che c'è la modalità. Modalità, vabbè, si chiamano run, ovvero come tu affronti il gioco. Cioè, le run sono tutta la storia, praticamente, no? E salvataggi, to. E tipo, c'è la pacifist, che è quella in cui non dovresti uccidere nessuno. Che vabbè, purtroppo non so come si faccia, quindi cioè, probabilmente non, ovviamente non devi uccidere nessuno, però non so come non fai a uccidere qualcuno, cioè tipo Toriel, non potevo non ucciderla. Puoi salvare i mostriciattoli in giro, quello va bene, ma non probabilmente ci sono modi e modi, non sapendolo non ho potuto fare quella run. E dato che ormai ho iniziato così, finiamo in neutral. Sala del Trono. Ok, ci siamo. Ci siamo. Punto. Poi non so cosa cambia tra una cosa e l'altra. Però lo facciamo il finale neutral. Questo è il neutral. Ci sono i cuori qua. Che cuori sono? È una bara. Sopra inciso un nome. Lan. È vuota. Ah! Va bene, vuole il mio cuore, mi sa. Ah, ho capito, quello forse sono tutte le bare di tutti i tizi. Dato che sembrava anche il colore dell'arcobaleno, molto probabilmente a 7 sono tutte le anime degli altri. Ho capito. Ci siamo. E lui, Asgore? Dum din du. Ehi, così! Oh, c'è qualcuno. Solo un momento. Ho quasi finito di annaffiare i fiori. Eccoci qua. Ma chi è? Salve, come posso... Oh! Sì? Ci tengo tanto a dirti, ti andrebbe una tazza di tè, ma sai come stanno le cose. E lui, Asgore, sì. Aspetta, lo facevo più cattivo comunque. Mi sembra troppo gentile. Bella giornata oggi, eh? Non fare queste cose forzate! Gli uccellini cinguettano, i fiori sbocciano. Tempo perfetto per giocare a frisbee. Non andiamo al sodo, Asgore? Forza. Sai cosa dobbiamo fare? Quando sei pronto... Vieni nella stanza accanto. Quello dobbiamo fare. Perché mi fai correre ovunque? Sai che c'è qui dietro? È un altro trono coperto dal lenzuolo bianco. Ah, salvo ancora. Che tensione. Penso che sia una visita dal dentista. Vabbè, no, più che altro lui la sta facendo anche molto leggera come situazione. Sei pronto? Se non lo sei, lo capisco. Non sono pronto nemmeno io. La fine. Ecco, ho salvato tre volte per tre dialoghi. Oh, wow. Bello sto corridoio. Questa è la barriera. Questa è ciò che ci intrappola tutti sottoterra. Se per caso hai qualche affare incompiuto... Ti prego di fare quello che devi. Continua. Capisco. Ci siamo. Allora. Pronto? In realtà no. Una strana luce riempie la stanza. Il crepuscolo splende attraverso la barriera. Sembra che il tuo viaggio sia giunto al termine. Sei pieno di determinazione. Ok. Umano, è stato bello conoscerti. Addio. Miseria. No, ma aspetta, ma ha tolto il coso fuggi? Delle azioni? Ma ha tolto il robo del risparmia? Porca miseria. Parla, devo parlare con Asgore. Non c'era nulla da dire. Non devo parlare con Asgore neanche. Merda, cosa devo fare?
Ho perso? Devo ucciderlo. Posso ucciderlo? Sì, nel 2000 mai lo uccido questo. No, non lo ammazzo, non posso ammazzarlo. Raga, come faccio? 131 di danni. C'ha non so quanta vita. No, no, ma va là. Ma non esiste. Non esiste. No, non esiste. Non esiste proprio. Ah, raga, la vedo molto dura. Sapete? La vedo molto dura anche perché non ho nulla, ma nulla con cui curarmi. Ho bisogno di qualcosa per curarmi. Come faccio? Non lo so. Provo ad andare a vedere se riesco a recuperare qualcosa per curarmi. Ah, raga, gli ho tolto più di metà vita, ma ho finito gli oggetti per curarmi. No, questa la perdo. Questo è inschivabile. Non, cioè, non puoi schivare quelle fiamme. Ho finito gli oggetti. Ho comprato più oggetti. Li ho finiti. Gli ho tolto metà vita. Come cacchio si fa? Il problema maggiore, ragazzi, sapete qual è? Il problema maggiore è che con un colpo solo fa un sacco di danni. Guarda, cioè, solo con questo colpo mi ha tolto 11, tipo. Con quello di prima mi ha tolto 12. Avevo 52, ero a 40. Cioè, è assurdo. È assurdo. Non so come cacchio si possa fare. Non si resiste. Non puoi resistere. Non puoi. Ti togli veramente tanto. Io ci provo. Comunque ci provo perché è l'unico modo che ho per andare avanti. Purtroppo non. Neanche facendo finta di morire si riesce. Quindi penso vada ucciso. Non so come si possa fare la perfect. La cosa, dai, com'è che si chiama? La. Quella in cui non ammazzi nessuno, perché non si può fare. Non si può fare. Guarda, c'ho tre Glamburger qua, ma. Poi con questi attacchi. Sì, certo. No, ma te li schivo tutti quelli. Vi dico io una cosa, l'unica cosa da provare è vedere se dopo un tot di colpi, o almeno dopo un tot di vita anche, a vedere se cambia qualcosa. Magari togliendogli appunto tot vita. Arca miseria, quello mi ha preso, non mi doveva prendere. Cioè, ci sono certe cose che non dovete farvi colpire. Mai. Questo qua è abbastanza complicato, quindi questo lo concedo. Ecco, no, ma neanche. Quell'altro in cui vi spara tutte le robe non si. Questo non si può schivare. È impossibile. Come l'ho schivato. Ma che cacchio sto dicendo allora? Poi faccio la figura dell'ignorante. 175. Aspetta, li sto togliendo un sacco di danni. Calmi, calmi, calmi. Perché li sto facendo sempre più danni? Questo è come Toriel. Ma infatti sapete che gli attacchi mi ricordano molto quelli di Toriel? Cioè, se non ricordo male, attaccava anche lei così. Tipo, una cosa del genere faceva. 208! No, raga, li sto togliendo sempre di più. Li sto togliendo sempre di più. Asgore ha pochi HP. Ok. Aspetta. Dice Dascore che ti ha ucciso 3 times! Annuisci tristemente. No, non ho capito cosa ho fatto allora. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Aspetta. Ma non c'era nulla da dire. No, allora non posso parlargli. Niente, pensavo di potergli parlare in qualche modo. Non si può parlare. Oggetti. Non c'è più niente. Asgore ha pochi HP. Ah, niente, continuo ad attaccarlo. 297. Raga, gli faccio sempre più danni. Gli faccio sempre più danni. Non gli posso parlare. Niente. Niente, 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 niente. Non devo morire, non devo morire. Non devo morire. Oh, no, aspetta. Non l'ho ucciso. Questo era un colpo. Cioè, 490. Non è normale sta cosa, eh. Le cose stanno così. Ho un HP, eh? Ricordo il giorno che morì mio figlio. Asriel. Tutto il sottosuolo era privo di speranza. Gli umani ci avevano di nuovo strappato via il futuro. Preso dalla rabbia, dichiarai guerra. Dissi che avrei distrutto ogni umano venuto qui. E avrei usato l'anima per diventare divino e liberarci da questa terribile prigionia. Poi avrei distrutto la razza umana e lasciato che i mostri vivessero in superficie in pace. Presto la speranza tornò nel popolo. Tuttavia, mia moglie fu disgustata dalle mie azioni. Lasciò questo luogo e non fece più ritorno. In verità, non voglio il potere. Non voglio far male a nessuno. Volevo solo che tutti avessero speranza. Ma non ce la faccio più.
Voglio solo rivedere mia moglie. Voglio solo rivedere mio figlio. Ti prego, giovane. Questa guerra dura da troppo tempo. Hai il potere. Prendi la mia anima e lascia questo luogo maledetto. No. No. Cioè, non avrebbe senso. Dopo tutto ciò che ho fatto per ferirti. No, ma non c'entra niente. Cioè, c'entra che. Se io scappo, non succede niente. E quello è il fatto. Non è che non salvo nessuno. Preferisci restare qua giù a soffrire che vivere felice in superficie? Umano, ti prometto che finché resterei qui, io e mia moglie avremo cura di te al meglio possibile. Potremmo sederci in salotto a raccontarci storie. Chi è tua moglie? Scusa, che non ho capito, è scappata. Mangiare torta al mu. Cosa? Aspetta. Saremo come una famiglia. Mangiare torta al mu. No. Chi?